Ok, bene a tutti ragazzi, sono Anchisius e oggi ripetiamo con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Quindi ragazzi, l'ultima volta, a parte aver fatto l'episodio speciale delle tre scelte, ci avevano detto che dovevamo andare a vedere come era il sistema ambientale, semplicemente, quindi andare a trovare Strong. Sono tutti qua, noi sappiamo in realtà che però Strong è diventato Strong di fiori. Strong non è qui. Non ci aveva detto ieri che ci avrebbe aspettato? Questo è molto strano. Un terremoto. Che cavolo? Ah! È un terremoto? Non può essere! Il sistema ambientale previene cose del genere! Non è possibile! Che sia uno strano scherzo! Ok. Sono il nuovo re di quest'isola. Adoratemi, glorificatemi, e la madonna. Tutto da Loaha sarà come comando. Esagerato il tizio. Quella voce. Non ci sta nell'inquadratura. Per la miseria, chi sei? Sembra un gigante. Sembra impossibile, ma sei Strong? Mi chiamo Strong di fiori. Tutta Loaha è sotto il mio controllo. Cos'è successo, Strong? Sembra completamente diverso da prima. Sonia, Strong è fuori controllo. Ragazzo, Lyra ha ragione. È cambiato proprio come i precedenti wizard che abbiamo affrontato. Non posso credere che il più potente wizard di Lectopi sia andato fuori controllo. La gente di quest'isola seguirà i miei comandi. Dovranno giurarmi fedeltà ed adorarmi come loro re. Se disubbidiranno, la pagheranno. Ti prego, smettila! Il castello verrà distrutto! Oh, 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 oh. È Babbo Natale davvero. Ok, la smetto. Strong di fiori è pieno il controllo del sistema ambientale. Secondo le mie letture, il terremoto continuerà a salire dal livello 6 al livello 7 senza interruzioni. Stima dei danni? Se i terremoti non verranno fermati presto, Aloha verrà sommersa dall'oceano. Caspita! Pessima notizia! Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Verrò anch'io. Ho bisogno che voi ragazzi aiutate la gente dell'isola a mettersi al sicuro. Potrei metterci del tempo a fermare i terremoti. Devono mettersi al sicuro. Ok. Geo, ritorna sano e salvo. Ricorda, il nostro proposito è una gita memorabile. Se ti fai del male, non potremo realizzare il proposito. Ritornerò sano e salvo, promesso. Sta tremando di nuovo tutto. Sbrighiamoci ad aiutare tutti e a mettersi al sicuro. Se non ci sbrighiamo a fermare Strong, Aloha verrà sommersa dall'oceano. Eseguiamo il transito nell'NP del sistema ambientale. Possiamo arrivarci tramite la strada lunga. Andiamo. A qui devi devo fare il giro, bella storia. Cos'è questo, il nucleo programma del sistema ambientale? Più avanti troveremo uno Strong fuori controllo. È l'ora di darsene a fare, ragazzo. Andiamoci dentro. Ragazzi, proseguiamo. Cos'è sta cosa qua? No, niente terremoti. No. Wow, le cose stanno iniziando a peggiorare. Oh cavolo. La strada d'onda. Corri Geo, non fare. Sta iniziando a collassare. Corri ragazzo, continua a muoverti. Ok. È un bel problemone. Ma non solo io a muoverlo, lo fa da solo. E c'è anche le crepe. A causa del terremoto ci sono delle crepe in tutta la strada. Salta le crepe con il pulsante A. Se inciampi sulla crepa rallenterai per un istante, perdendo tempo. Quindi attraversi il più velocemente possibile senza farti trascinare giù. Se cadrai e ritornerai su, sarà una faticaccia. Capito? Come fa a saperlo? Io non ci sono caduto. Salta! Ce l'ho fatta. Ok. Fio, ci siamo riusciti. Ce l'abbiamo fatta, per poco. Questo è un sistema di gestione ambientale. Riconfigurazione del sistema ambientale. Ah! D'accordo, andiamoci da fare. Ok, ragazzi. Siamo arrivati da Strong. Come saprete, questo episodio probabilmente verrà un pochino più lungo degli altri. Strong, Mega Man,
Hai detto alla gente dell'isola che devono accettarmi come loro re? Non accetteranno mai una cosa simile. Svegliati, Strong. Il tuo dovere è proteggere Aloha. Bah, come osi intracciare il cammino del tuo re? Non perdonerò coloro che non mi accettano. Ragazzo, non abbiamo altra scelta. Non ti permetterò di governare Aloha con la paura. Onda lotta, in onda! Ah, discorso breve. Oh mio Dio. Scherziamo! Sarà molto dura. Cosa fa? Cosa fa? Mi uccide! Ecco, guardate! Ok, farlo alla prima mi sa che è impossibile. Per me. Perché sto giocando da emulatore. E tutto ho i tasti scomodissimi per pararmi. Ok, ok, che bene tutti. No! Guardate che... No, 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 no! Che cavolo! Ok, non va bene, ho 5 punti. Ho 5 punti di vita. E Ale, cos'è? No, 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 cambia, cambia, cambia! Come si fa? È fortissimo! Allora. Ah! Non lo rifare! Non lo rifare, ma che è questo? Che è? Okay, però sto capendo la sua strategia. Più o meno. No, 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 ho sbagliato. Suka. È bello che lui recupera i punti vita sul me. Ok, ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ah, premi A, veloce, premi A, veloce, premi A, veloce, premi A, veloce. Sì. Decati da Urshfire. E decapunto, fuori dai giochi Club Strong. Scusate, l'ho detto in inglese, Strong di fiori. 2000, davvero? Davvero? Mamma mia. Va bene, ok. Accontentiamoci. Ah! Strong, sei salvo, calmati. È Crimson quello. Crimson. Che cosa ho fatto? Ero controllato da oscure emozioni che non ho potuto dominare. Ho fatto cose terribili. Cosa è successo precisamente? Una strana coppia mi ha attaccato con una carta. Mi ha attaccato una carta, poi sono impazzito. Due persone. Sembrano le stesse due che hanno fatto andare fuori controllo Magnus. Che aspetto dovevano quei due? Che intendi dire? Non li conosci? Erano alla spiaggia con te la volta scorsa che abbiamo parlato. Rivelazione! Eh? Che siano quei due? Perché non ci cambiamo un minuto, ok? Chi sei tu? Chi è quello? Mi chiamo Joker. Sono un membro del Dealer, un'organizzazione che presto dominerà il pianeta. Dealer? Così siete responsabili di tutte le cose che sono successe ultimamente? Sai quante persone hanno sofferto per ciò che avete fatto? Non vi lascerò dominare la Terra, vi fermerò. Ha! Sacrilegio! Non intendo perdonare la gente che disturba la pace di quest'isola. Sciocchi arroganti. Cos'è? No! Strong, stai indietro! Prendi questo, pioggia di pu! Dread Laser! Ah! Strong! È esploso! Impossibile! È morto perché era debole. Morto! Questo è un mondo del tipo cane mangia cane. I deboli perdono, i forti vincono. Non c'è motivo per i wizard deboli di esistere. Perché? Perché fare una cosa simile? Lo hai fatto andare fuori controllo e l'hai usato. E poi l'hai ucciso senza alcuna esitazione. Te la farò pagare per quello che hai fatto. Joker, lotta con me.
Interessante, il tuo status lotta è aumentato drasticamente. È merito della rabbia che provi per la morte di quel debole wizard? Quindi Mega Man diventa più forte quando i suoi legami si spezzano. Interessante. Preparati, Joker. Ad ogni modo, è un peccato. Mr. King non mi ha dato l'ordine di lottare con te. Sono venuto solo per sorvegliare quei due piccioni. Sembra che stiano tramando qualcosa. Quei due... Mega Man, sono certo che il giorno in cui ci fronteggeremo verrà molto presto. Ed attendo quel momento con impazienza. Ma vedi te! Aspetta, torna qui, Joker! Calmati, ragazzo, se n'è andato. Ah, devi rimanere concentrato. Quei due di cui sia Strong che Joker hanno parlato devono essere tu sei chi. Il Crimson sta volando via. Il Crimson è stato spiegato da qualcosa. Si dirige alla spiaggia, ragazzo. Scommetto che ci troveremo laggiù. Cosa sta succedendo? Come siamo giunti a questo punto? Non lo so, ragazzi, non so più cosa fare. Joker è entrato, ha ucciso tutto. Che è successo? Ma scopriremo tutto nella prossima puntata. Quindi, se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete un mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo epico episodio di Mega Man Star Force 3. Quindi, bella, ragazzi. Ho stoppato, 3 secondi dopo è arrivato Pino. No, facciamo vedere la frutta di Pocio, dai. Ah, alzala. Bene, voi entrate, l'avete mangiata a metà, io da solo la mangio un'altra. Alzala, nonno. Alzala col coperchio. Inquadriamo in tutta la sua... Pino aspetta una porca miseria. La slappacciata. Vuole dire un qualcosa sull'anno del canale? Asce! Asce!